E la vita così, e nelle cose dove sono poetate indimenticabili. Entrando nelle persone che si accorgono di bene. Rivolgo un caloroso ed affettuoso saluto al dottore Paolo Scaduto, ai familiari e a tutti i presenti intervenuti a questa cerimonia che è stata organizzata per testimoniare l'affetto e la stima che tutti quanti nutriamo per il dottore Paolo Scaduto. Ringrazio coloro che si sono prodigati con spirito di sacrificio per l'allestimento di questa cerimonia e l'arciprete che cortesemente ha messo a disposizione questo locale. Sento il dovere di porgere un vivo e fervido ringraziamento al dottore Paolo Scaduto per il lavoro encomiabile e prezioso svolto qui a Siculiana per noi tutti in qualità di medico. Quando ho saputo di questa festa mi sono permessa di scrivere in fretta e furia ma col cuore una lettera che desidero leggere allo zio Paolo e consegnargli al ricordo di questa cerimonia. Sono emozionatissima, non ho superato la paura del palcoscenico. Carissimo dottore Scaduto, nonché zio Paolo, perché io familiarmente chiamo dottore Scaduto zio Paolo, desidero farle sapere, in un momento così importante della sua vita, che tutti noi siculianesi nutriamo per lei grande stima, profondo rispetto ed intenso affetto. In particolare, a nome di tutti i suoi ex assistiti, sento insopprimibile il bisogno di ringraziarla per il sollievo fisico e morale che ci procurava quando per urgenti necessità ci rivolgevamo a lei.
Posso ben affermare che i suoi 40 anni spesi al servizio degli altri non si cancellano con il pensionamento, perché non si dimentica una persona come lei che ha espletato il suo lavoro, oltre che con eccezionale bravura, anche con notevole abnegazione, come se fosse stato un missionario. È stato sempre pronto ad accorrere dal malato, ad alleviarne le sofferenze, ad aiutarlo, costruendo un ponte di amicizia che è fondamentale nel rapporto medico-paziente, perché così la scienza si riveste di sentimento e dà calore. Lei si preoccupava sia della salute dell'animo del paziente sia di quella del corpo, porgendo sostegno, sollievo e conforto prima di ricorrere ai farmaci. A volte non disdegnava ricorrere a qualche battuta scherzosa, che apriva le labbra al sorriso ed anche al riso, facendo irrompere un raggio di luce nel buio interiore. Carissimo dottore Scaduto, lei va in pensione, ma le assicuro che non va in pensione la sua carriera altamente meritoria e la sua grande professionalità, che custodiremo gelosamente nello scrigno del nostro cuore, come non andranno mai in pensione la stima, il rispetto, l'affetto e la simpatia nei suoi riguardi. Ritengo doveroso ricordare, oltre alla sua vocazione medica, anche quella letteraria. Infatti lei è stato premiato a livello nazionale, in seno all'Associazione Medici Condotti, raggiungendo l'ambito primo posto per due pubblicazioni di medicina a carattere monografico, ed inoltre ha pubblicato spesso articoli su riviste mediche, riscuotendo tanto successo. Lei accoppia alla virtù medica quella letteraria, per cui mi permetto suggerirle di scrivere le sue esperienze per delineare un quadro della sua vita che si porrà certamente all'attenzione di tutti. Un po' d'acqua. Sei già. Io sono emozionatissima, non è che è facile. Non riesco più. Se i giovani medici le somiglieranno, allora il futuro della medicina avrà un moto ascensionale e non conoscerà ripide discese o brusche frenate. La sua personalità, così poliedrica e ricca soprattutto di lealtà e onestà, serva da modello ai giovani, che non dovranno dimenticare il suo enorme attaccamento al dovere e il suo continuo prodigarsi per gli altri, tralasciando persino le sue personali esigenze. Essere ligio al dovere, lavorare sempre con amore, senza risparmiarsi, aggiornarsi di continuo, partecipando a convegni per conoscere i progressi della medicina ed applicarli, è stato sempre il suo traguardo. E nei momenti di stanchezza la forte volontà l'ha sorretta e l'ha fatta andare avanti nella lotta contro le malattie e le difficoltà quotidiane. Dopo un servizio così dinamico ed operoso, l'augurio che le rivolgo a nome degli ex assistiti di tutti i siculianesi è quello di trascorrere giornate serene, circondato dall'affetto dei suoi familiari e degli amici più cari, e di continuare a realizzarsi pienamente per essere in pace con se stesso e con gli altri. Lei, dottore Scaduto, ha contribuito a scrivere tante pagine della nostra vita, e queste pagine non saranno mai bruciate o strappate, né relegate nella soffitta dei nostri ricordi, ma saranno sempre lette attentamente per non farne sbiadire la memoria. Grazie per tutto quello che ha fatto per noi, sinceramente. Caro Paolo, nella vita di ognuno di noi ci sono delle date molto significative. Esse rappresentano delle mete che, se raggiunte e per le quali noi ci affanniamo, danno un grande senso di soddisfazione.
Questa è una di quelle e dà l'occasione a te, con la nostra presenza, di poter cogliere la tua meritoria opera di affetto e di dedizione per il tuo lavoro medico che hai svolto nella nostra comunità. Il senso di gratitudine che è testimoniata da noi tutti qui vicino a te traspare ed è molto eloquente. Ed io credo che questo sia uno dei momenti più belli della vita, perché tu puoi vedere mutuato nella coscienza degli altri sentimenti umanitari che ti hanno contraddistinto sempre fin dal tuo primo ingresso nella nostra comunità. Era il lontano 1952, 40 anni fa, tu pieno di vita, di entusiasmo, di quell'entusiasmo che ti ha segnato e che continua ad alimentarti, e continua ad alimentarti ancora, hai avuto il tuo primo imbratto con persone del nostro paese che grazie alla tua bravura ti hanno accolto con simpatia e con benevolenza. Poi hai fatto di questo nostro il tuo paese, riuscendo ad accattivarti i sentimenti della gente che trovava in te, oltre il bravo medico, l'unico, il confidente a cui poter partecipare i nostri affanni, i nostri dolori, le nostre paure, sicuri di non essere traditi e certo della tua comprensione. Bravo. Le tue vittorie sui mali che affliggevano i tuoi pazienti trasparivano il tuo volto con radiosa luminosità, con grande gioia. E quando invece i mali, per loro ineluttabile fatalità, davano tristi risultati, ti si leggeva in viso una grande amarezza ed un grande sconforto. Interno presente il vecchio umanitario medico di famiglia ed il nuovo alle prese con la medicina moderna e sempre più avanzata. Infatti la tua opera non si fermava lì, nel paese, non eri in esso circoscritta, ma desideroso di aggiornarti, studiavi e scrivevi con grande impegno, partecipando ai processi della medicina moderna. E per questo un tuo lavoro di geriatria, in occasione di un concorso bandito da Scalari, per fra 11.000 medici condotti di tutta Italia, fossi classificato il primo, e premiato con medaglia d'oro consegnatovi in occasione del congresso di Castellammar di Stabia nel 1978, e non fu il solo, perché lo ripetesti con un altro lavoro dell'igiene mentale a Stresa nel 1969, guadagnandoti un'altra medaglia d'oro per il tuo lavoro e per il tuo grande impegno e per la tua dottrina. Questa era un'attività meno conosciuta che tu per modestia tenevi quasi esclusivamente per te, ma che ti fa onore, e sei stato componente anche del comitato della prestigiosa rivista medica intitolato Il Medico Condotto, scrivendo e pubblicando articoli che interessavano il mondo medico, ed ancora presidente del sindacato di medici, ed è un'attività che sotto altri aspetti ancora tu continui. Infine, ma non ultimo, un programma di educazione sanitaria e medicina preventiva che hai portato avanti per 7 anni, fino al 1990, la radio e la televisione Telesud di Siculiana, fiore all'occhiello della tua attività nel nostro paese e fuori di esso. Questa testimonianza della tua interessata opera di prevenzione di igiene, tutto questo lavorando anche di notte, per offrire alle persone un substrato di cultura capace di poter migliorare la conoscenza delle norme igieniche e l'utilità della medicina preventiva. Come vedi, un bilancio positivo che ti ha molto impegnato anche nei momenti difficili della vita e di cui puoi essere orgoglioso. So bene quali sono i sentimenti di chi, con tanto amore e con tanta dovizia, ha dato il meglio di sé
si appresta a lasciare quelle persone diventate ormai familiari. Ma non c'è tempo di dare voce a un certo pessimismo che potrebbe nascere spontaneo al momento del commiato. La vita è anche questa. Ed in questo momento in cui da parte di noi tutti si leva una voce di ringraziamento per tutto quello che ci hai dato, l'unica considerazione che devi fare è quella di essere orgoglioso della tua opera e di aver speso bene i tuoi verdi anni. Ed io credo che questa realtà è la premessa dei nostri futuri incontri. All'amico dottor Scaduto Paolo, un abbraccio caldo e affettuoso da parte di noi tutti. Purtroppo la mia malattia non l'ha potuto curare nemmeno il dottore Scaduto, quella delle poesie. Saluto di commiato al dottore Paolo Scaduto. Non saccio siggio che anceri, ovvero tripudiari, per questo amico medico che stiamo a salutare, ora che di la mutua si chiuse l'opportuni, dopo 30 anni e 15 mesi, che passero un mucuni. Avvecci come eramo, a vidro l'assettato, con lo so bianco cammi su vicino al mato, o per le strade a correre, sollecito impegnato, ne veni forte a credere che ormai è un pensionato. E se domani capita un contrallo per la strada, vedo tranquillo e placido con l'aria spincerata, per carità fermamolo, per godere guiggio, va quando lungo itavamo tecca picchista e chiddo. Se ne abusiamo è logico che ci volemo male, se non si tratta proprio di case eccezionali, unne su necessarie dottrine, ingegno fino, esperienza medica, cannavi un sacco di più. Questo dottore Paolo, ogni paziente avvando, malato poteva cadere senza problemi e scando, che con supposte pinnole, chi le prescriveva, in tempo 3 giorni massimo, sicuro si guariva. Fu sanitario, medico e medico condotto, e per troppo correre, ora si sente cotto. Ed era un bello giovane, allegro e soddisfatto, che d'energia e spirito non aveva più di un atto. Se non ci volete credere, con garbo e con maniera, provate pure a chiederlo. Se non ci volete credere, con garbo e con maniera, provate pure a chiederlo, cadace sua moglie. All'anni come volano e volano lontano, e a natri ne regalano lo bastonetto umano. Siamo come una trizzola di figo che si arruba, tira che tira a spegnere se arriva la carruba. Perciò si impone d'obbligo lasciare ogni lavoro, picchirite che a godere prima che si fa scuro. Ma tu ne lassi all'astro con mezzo una grossa frana, su liggi come vidovi o voi senza campana. Speriamo che lo sindaco facesse lo verruto per avere un dotto simile a Paolo Scaduto. A dopo
tanti furmini, verrà la primavera per tutti sti diavoli che sono senza bandiera. Ma tu, se fuori causa e un centri ne sta a fare, va a godere alle mergole, va a passeare. Quand'avi peggio placido fa 4 giorni ieri, che non ti assetta a tavola vicino a tua moglie. Senza canuggio d'obbliga di susi di currenno, perché con pari cose un campagna sta morendo. Va vedi quando stoliti di cazzi come a mia, che scoraggiati cangiano perché non hanno attia. E quando ancora stoliti calati a bastoni, malati d'asma cronica, catarro e cacaruni, che non ha curato a scrupolo durante la tua vita di puntiglioso medico con pennole e granita e ristringenti vari tra riso e fumacotti ed altre cose insoliti, fasoli e favicotti. Vi chiedo a tutti venia di sta digressione creata per dissorbere la nostra commozione. Ora può chiedere a dormire con donna Mararrosa, a voglia lo telefono se suona senza posa, e lo battaglio mobili, avi che tu puliari, e ormai lo nuovo medico che sa per risvegliare. A un avema canceri, ma solo tripudiari, sapendo che sto medico va presto a riposare, nello pagliaro rustico cacciavi ca vicino. La gente unni ci cantano la sera e il mattino, unni di sueta aspettano nella borgata scaro, la barca e lo palangro, lo coppo e lo panaro, eppure un mare splendido che aiuta a sospirare e rosa che sollecita la lenza a trainare. A tia, amico medico, l'auguri più ferventi che a mezzo mio ti porgono tutti i tuoi pazienti, che sono che ti seguono con cuore allammicato. A tia ancora auguri d'un buono commiato. Buonasera, io chiedo scusa se mi intrometto a spezzare l'atmosfera creato dalle persone che hanno parlato prima di me, ma come giustamente accennava il poeta che mi ha preceduto, noi abbiamo i problemi del domani che io accenno appena perché non è il caso di diciamo, immetterli in questa riunione che ha tutt'altra atmosfera. E volevo comunicare questo, e abbiamo pensato di costituire un comitato, fermo restando che come giustamente accennato il sindaco farà come ha fatto la sua azione per i compiti che gli competono. Noi costituiremo a partire da questa sera un comitato dove siano rappresentate le famiglie o i gruppi familiari, perché è inutile che facciamo molta giurma, molta folla. Il comitato perennemente controllerà l'iter che si sta seguendo per portare a termine al più presto il problema del nuovo medico che possa assistere con altrettanta fiducia, come ci ha assistito il dottore Scaduto, possa assisterci con altrettanta atmosfera di fiducia con cui ci ha assistito il dottore Scaduto. Quindi volevo dire solo questo, ringrazio intanto sia il dottore Scaduto da parte mia, tutti quelli che hanno partecipato alla cerimonia, che sono state veramente all'altezza della situazione, e dopo la cerimonia avrò da prendere degli... Signora Scaduto, può salire un attimo? Deve salire? Sì. La signora Bruno? Sì. Signore a tutte, la festa è stata fatta da tutti assistiti del dottore Scaduto.
a cui ha partecipato la signora Bruno, la signora Coirazza, Puccio e la signora Genoguardi. Abbiamo fatto quello che abbiamo raccolto, un regalo al dottore Scaduto in modo che si ricorda di noi tutti. Un applauso. Vediamo, vediamo. Ecco, questo è il regalo che abbiamo fatto. Ora tocca a me. Io di solito preparo i miei interventi, li scrivo, ma scrivendo sono troppo prolisso e troppo lungo. Stavolta non ho avuto il tempo, ma soprattutto non ho voluto scrivere niente. Prima perché mi avete preso in contropiede, io l'ho saputo l'altro ieri, e poi perché stasera voglio improvvisare. Voglio dire solo quello che il cuor mi detta dentro. E anzitutto il mio commosso grazie per il vostro affetto, per la vostra fiducia, per i vostri sentimenti che in questi giorni avete dimostrato per me. Gli ultimi giorni sono stati giorni densi di lavoro, lavoro massacrante, però io l'ho fatto con il cuore allegro e con il viso allegro, ma sono stati giorni di intensa commozione e di intense emozioni. Le persone che venivano e che presumibilmente non venivano più, non potevano tornare più, mi salutavano con tanta commozione, a volte piangendo e facendomi piangere. Ma non vi dico la commozione di quelle persone che io ho visitato nelle ultime 2 settimane a casa, quei vecchietti e quelle vecchiette che mi aspettavano, che io visitavo periodicamente anche senza essere chiamato. E vi posso dire che la gratificazione più grande in tutti i miei 45 anni di esercizio medico l'ho avuta quando ho visitato questi vecchietti senza essere chiamato. Il sorriso e la gioia brillava nei loro occhi e nel loro viso, e quando hanno saputo che quella era l'ultima volta, ma io può darsi che ci andrò ancora, che non vedevano più tornare a visitarle, hanno pianto, mi hanno fatto piangere lacrime veramente di intenso commozione. Non vi cito tutti i nomi, ve ne dico alcuni. Il pianto di Nino Di Bella, amico da tantissimi anni, da 40 anni, mio paziente. Lo strazio di quell'uomo che si sentiva perduto, come lanciato nel vuoto senza l'ancora al quale aggrapparsi. Non vi dico il pianto di Sciortino Pietra, di Annibale Liboria, ma non ve li cito tutti. Sono passato da un'emozione all'altra. Un'emozione grandissima stamattina al Palazzo Comunale. Il sindaco mi ha offerto un bel dono, ma soprattutto mi ha salutato assieme a tutti gli impiegati del comune con bellissime parole che io ho scritto nel mio cuore. Tutti gli impiegati che fino a poco tempo fa erano colleghi miei in quanto io sono stato dipendente comunale per 34 anni, erano tutti lì e tutti ho abbracciato con commozione.
persone che mi hanno aiutato nel mio lavoro e le mie scorrebbande un po' letterarie, come dice la mia carissima Giuseppina Mira, un po' sindacale, un po' per interventi ai sindacati, un po' per articoli che io mandavo ai giornali. Il ragioniere Puccio era il mio dattilografo ufficiale, mi ha aiutato tanto a battere e l'ho seccato tante volte a battere le mie lunghe relazioni. E poi Sinaguglia ultimamente, e poi la signora Iacono, e poi tante altre che io disturbavo che mi aiutavano nel mio lavoro di piccolo scrivano fiorentino. Ma io vorrei un po' fare quello che hanno detto qua, forse hanno un po' esagerato. Certamente non è stato un necrologio, anche perché sarebbe un necrologio eccezionale, con la persona viva qua presente. Ma io lo accetto come un saluto, perché è dettato dal cuore, hanno detto delle cose un po' ingrandite, certamente ingrandite dal loro affetto e dalla loro ancorazione, dal loro prisma, ma in fondo hanno detto delle cose che è dettata dal cuore, quindi non può essere un necrologio, perché il necrologio è fatto di bugie nella maggior parte dei casi. E allora io devo fare un po', la storia l'hanno fatta, le mie attività di medico, il mio lavoro giornalistici, i miei articoli, le due mie monografie pubblicate, e alcuni di voi hanno già una copia anche a casa del mio lavoro. Vorrei puntualizzare un fatto: io sono venuto qua nel 52, chiudo la mia attività nel 92, sono 40 anni pieni. Quando sono venuto qua avevo 30 anni, ho lasciato 3 anni di ospedale, ho bruciato 3 anni di ospedale, ma forse non li ho bruciati, io son diventato medico all'ospedale di Sciacca. L'università mi ha dato la laurea, mi ha dato un pezzo di carta, ma con quel pezzo di carta io mi sono guardato allo specchio e ho detto: tu non sei medico. E allora per fare il medico sono andato a Sciacca. Là ho trovato affetto, ho trovato una palestra enorme per la mia esperienza, per il mio arricchimento culturale e professionale di ogni giorno. Ho trovato l'onorevole Borsellino, che mi voleva tanto bene, ho trovato il dottore Scaturro, che è stato il mio maestro, ed era veramente maestro, maestro nel senso più alto della parola, perché era un medico che meritava la cattedra, almeno di patologia medico o di clinica medica. Sono venuto a Siculiana perché la mia ambizione non era quello di fare il medico di un settore. Io alle mie spalle ho 3 anni di sala operatori. La mia ambizione era quella di fare il medico condotto, cioè il medico di tutti e il medico di tutto. Magari ho fatto tutto, magari un po' male, ma ho cercato di fare tutto. Ho fatto il medico, ho fatto il pediatra, ho fatto l'ortopedico. Ricordo che una volta ho fatto un apparecchio gessato a Siculiana per una frattura del collo del femore. Ora a ripensarci dico: ma sono stato veramente un incosciente, veramente ho fatto delle cose che non dovevo fare. Ma siccome queste cose le facevo già in ospedale, vi posso dire anche il nome, era Santa Lucia Rosa. Perché l'ho fatto? Perché allora non c'erano ambulanze, nel posto dove abitava non poteva arrivare una macchina, si doveva trasportare in un modo. Ma tanti altri interventi di ortopedia, ho fatto di fratture, di piccole frammenti, ho fatto l'ostetrice per una 20 anni. L'ultimo intervento che ho fatto è un ragazzo che è un colosso, è un certo fiorentino, che è un fusto di ragazzo. Quando lo vedo dico: qua, ma c'è qualche cosa di più. C'è una donna che è nata nelle mie mani, che si è sposata, ha avuto una figlia e la figlia ora è incinta. Poco ci voleva che io assistessi anche alla figlia. Ma ciò mi dava la sensazione della mia età, della mia vecchiaia. Quando guardavo questa donna dico: guarda, questa è nata nelle mie mani e ora è nonna. Allora io sono veramente un Matusalemme. Io, fra le tante cose che hanno riempito la mia... le mie aspirazioni,
ho tirato anche dei denti, ho fatto anche il dentista a modo mio naturalmente. Alcuni di voi sono stati anche, hanno avuto estirpato qualche dente anche da me. Per dire che io aspiravo a fare il medico totale, il medico della persona, non il medico dell'organo. Purtroppo oggi la medicina va verso la specializzazione, ma anzi ancora peggio, va verso la super specializzazione, lo specialista non dell'occhio, ma lo specialista della retina, lo specialista della cornea, lo specialista del piede destro, lo specialista del piede sinistro, del braccio destro, del braccio sinistro. Secondo me la specializzazione ben venga, è una cosa di enorme utilità perché facilita la diagnosi, la fa in tempi più brevi e molto più precisa. Però secondo me non si deve perdere mai la visione dell'unità dell'uomo che soffre. Quando una persona ha un occhio ammalato non soffre solo l'occhio, ma soffre tutta la persona. E non soffre solo lui, perché ci sono dei riverberi nell'ambito della famiglia, soffre tutta la famiglia. Ecco che il medico deve intervenire anche con un'azione psicologica nel saper comprendere l'ammalato, nel saper comprendere la famiglia, il familiare, nel dare dei consigli, nel dare dell'aiuto, del supporto. Eppure noi, almeno negli studi che ho fatto io, c'era una carenza terribile. Quando ho studiato io, la psicologia non era materia di studio, nemmeno facoltativa. Ora so che in materia obbligatoria hanno fatto bene a inserire la psicologia. Io la psicologia l'ho presa così, come artigianato, come autodidatta, eppure la psicologia è un elemento fondamentale nel rapporto medico-malato. E a questo proposito il medico deve ascoltare l'ammalato, lo deve seguire. Io sono arrivato a questa conclusione a poco, ma mi ha dato la spinta un episodio che mi ha raccontato il collega Angelo Vassallo di Agrigento. Sì, Paolo, lo sai che è successo? C'è un mio cliente che aveva un studente universitario che aveva problemi mentali, è andato dal professore X a Palermo. C'è il professore X, con un martelletto, un colpo sul ginocchio, un colpo sul piede, un colpo sul gomito, un colpo di lampadina negli occhi, una ricetta. Ci torni fra 30 giorni. Dopo 30 giorni questo studente va di nuovo dallo stesso professore. Il professore un'altra volta lo stesso rito, un colpo allo ginocchio, un colpo al piede, un colpo al gomito, un colpo di luce nell'occhio. Una ricetta ci torni fra 30 giorni. Dopo 30 giorni questo paziente va di nuovo dallo stesso professore. Lo stesso professore, lo stesso rito, il colpo allo ginocchio, un colpo al piede, un colpo di luce agli occhi, qua c'è la ricetta. A questo punto questo giovane prende il medico per il camice e lo sbatte al muro dicendo: professore, io non vengo qua per avere il colpetto al ginocchio, io vengo qua per parlare, vengo qua per sentire la sua risposta ai miei problemi e non per darmi colpetto o prendere una ricetta che possibilmente lei ha scritto ieri sera. Questo fatto mi ha fatto riflettere moltissimo e ho capito che si deve parlare con l'ammalato, si deve dare spazio perché l'ammalato parli e si deve ascoltare e poi rispondere a quei problemi. Purtroppo nel sistema moderno della medicina politica nel senso di polis, la medicina di tutta la cittadinanza, questo sistema è un po' molte volte non è realizzabile per la massa di ammalati che pressa nei nostri ambulatori e per la massa di visite che vengono richieste a domicilio. Però la medicina del silenzio, la medicina fatta come robot, che vengono le persone, ci scrivo le ricette e se ne vanno, o che la funzione di smistatore di ammalati in altri specialisti è una funzione che non realizza né il medico e forse non deve piacere nemmeno l'ammalato. Quindi bisogna ascoltare l'ammalato, bisogna farlo parlare e poi rispondere, stabilire un rapporto, un dialogo, perché questo è fondamentale perché poi l'ammalato si possa aprire totalmente, possa esternare
tutti i suoi disturbi al medico e il medico possa capire anche qual è l'origine di questi mali. Ma andiamo un po' all'origine, io sono un po' disordinato perché sto andando a ruota libera. Dicevo che sono venuto io 40 anni fa. 40 anni fa io correvo, io non posavo i piedi a terra, volavo, era l'età, e anche avevo una borsetta di cuoio piccolo dove avevo il fluendoscopio, l'apparecchio della pressione e le ricette. Mia cognata Giovanna, che deve essere qua, e allora era piccolissima, mi imitava perfettamente, si prendeva quella borsetta e camminava dritta dritta, velocissima, imitando me, che io mi comportavo in quel modo. Ora, dopo 40 anni, ho notato da pochi mesi che stento a camminare, ma soprattutto stento a salire le scale. Poco fa l'arciprete mi diceva la vecchiaia, nel salire quelle scale io stentavo. Ma io negli ultimi mesi ho notato che stentavo nel salire alcune scale di alcune case di pazienti qua a Seculiano, scale ripide, molto pericolose. Fino a 6 mesi fa, fino a un anno fa, io non avevo la percezione della mia età, quindi a 70 anni era giusto anche andarmene. Ma qualcuno mi disse, ma perché se ne sta andando? Ma non potete dirmi prima che io sapevo che doveva fare? Cara signora, io non sapevo di invecchiare, io credevo che dovevo essere eterno come Andreotti. Purtroppo di Andreotti ce n'è uno solo, che non invecchia mai, e quello è veramente eterno. Io purtroppo sono invecchiato. Un altro mi ha detto, c'è un dottore, ma perché ne stai chiedendo? Non poteva stare ancora. Le leggi sono così, sono la legge, non è che possono trasgredire la legge e darmi una proroga. Sì, ma come? E che vuoi? Il medico a 70 anni se ne deve andare. Andreotti, che a 73 anni aspira a fare il Presidente della Repubblica. Questo mi guardò, mi fissò negli occhi e mi disse, dottore, a 70 anni se un medico sbaglia se ne manda la vera. Però il politico se a 70 anni sbaglia avanza di grado. Io sono rimasto di stucco per queste considerazioni molto sottili, ma che sono vere, che io condivido. Non ve ne dico un'altra perché è troppo grossa, l'altra risposta che mi ha dato un altro mio assistito. E allora io ho fatto il medico, ho fatto un po' di tutto. Ho fatto il medico condotto, il medico per tutti, il medico di tutti. E poi ho fatto anche l'ufficiale sanitario per 11 anni. Questa è stata la fase che mi ha fatto cambiare filosofia. Mentre io ho scelto la medicina perché affascinato dalla filosofia della diagnosi e cura, cioè diagnosticare la malattia, curarla e farla guarire quanto si può, alla fine io ho cambiato filosofia nel senso che il medico poche volte può guarire la malattia, poche volte. Però la profilassi può guarire e ha fatto scomparire molte malattie. L'educazione sanitaria può fare scomparire molte malattie di cui noi stessi siamo causa. Siamo noi stessi la causa dei nostri mali per errati comportamenti, perché mangiamo male, perché mangiamo molto. Mediamente ingoiamo 1500 calorie in più di quelle che dovremmo mangiare, perché ci muoviamo poco, perché fumiamo, perché beviamo l'alcol, perché tante altre cose che il cittadino potrebbe evitare se bene informato. Allora, sulla scia di questa filosofia, quando il collega Nino Marsala mi invitò a partecipare al programma di educazione sanitaria, allora non si chiamava così, il titolo gliel'ho dato io, programma di educazione sanitaria e medicina preventiva, è come se mi avesse invitato a nozze. E tutte e due abbiamo avuto le stesse idee quasi, e lo stesso impegno a tenere avanti una trasmissione che poi ci ha dato delle soddisfazioni. E le trasmissioni non erano fatte così alla carlona. Noi le trasmissioni le preparavamo perché sapevamo che c'erano molti ascoltatori a Siculiana, ascoltatori a Raffanale, ascoltatori a Real Monte. E abbiamo avuto tante gratificazioni. Ma giorni fa un cittadino del Real Monte mi dice, dottore, io le debbo la vita a lei. Dice, perché? Che cosa ho fatto per lei?
Se io ho ascoltato le sue trasmissioni alla televisione, ero un fumatore terribile, impenitente, da allora non ho più fumato. E ora salgo le scale correndo, non ho più l'asma, non ho più la tosse, non espettoro più, mi sento rinato. E questa è il miglior grazie che poteva darmi per quello che, per l'impegno che noi davamo in quelle trasmissioni. Purtroppo le leggi hanno tolto anche questa possibilità a noi, che avevamo la buona intenzione di continuare su questa scia dell'educazione sanitaria. Però l'educazione sanitaria il medico la deve continuare ancora, la deve continuare nell'ambulatorio, la deve continuare al letto dell'ammalato, nel dare dei consigli. E noi consigli ne abbiamo dato. Abbiamo detto che dovevamo fare 5 km al giorno. Un giorno però una mia assistita mi ferma: dottore, se possia dice che fare 5 km al giorno, ma perché lei e gli altri medici per fare 20 metri usate la macchina? E mi ha messo in imbarazzo. Però un giorno io, per essere coerente con quello che dicevo alla televisione, mi sono messo in tuta e da Securiano volevo andare a piedi a Securiano Marina. Non vi dico quello che è successo. A ogni 50 metri mi fermavo: tutto che fa nave macchina, a chianarsi che ce lo porto io, se no io voglio camminare. Poi un altro 50 metri: tutto aspettasse che venisse qua che l'accompagno io. Ma no, ma io voglio camminare. Come volle Dio, e arrivai a piedi a Securiano Marina. Tanto per dare l'esempio, ma anche perché ritenevo che era un'attività molto benefica per il mio organismo. Un'altra considerazione: noi dicevamo di mangiare poco, di mangiare poche grasse, grasse animali niente, grasse del pesce sì, mangiate pesce, perché i pesci, il grasso del pesce li fa galleggiare, quindi è un grasso meno pesante, mentre un bue messo in acqua affonderebbe. E allora mi fa uno: se tu ci fossi, parlo come un angelo, se ma volessi vedere quello che mangia a casa sua. Io avevo fama di essere una forchetta, non democristiana, ma sono, mi piace mangiare. Purtroppo ora sono diabetico e molte cose non le posso più mangiare, però io mangiavo molto, perché mangiavo una volta sola al giorno. Io non ho mangiato mai assieme a mia moglie, tranne che in rare volte nelle festività. E a chi mi chiedevo: tutto come si sente di pensionato? Io: finalmente avete il giorno che mangio con mia moglie all'1:30. Io vorrei anche continuare, ma forse mi stanco. E allora il mio lavoro lo sapete tutti, 4 ore, 5 ore di ambulatorio, poi le visite domiciliari, e io le facevo tutte nella mattinata, tranne quelle del pomeriggio, che le facevo anche dopo, se era chiamato dopo. Così io a casa ci andavo, mangiavo solo, non vedevo i miei figli, non li ho visti crescere. E l'altro giorno mia figlia mi ha rimproverato, mi ha detto: papà, io sono cresciuta senza padre. E non era retorica, era la realtà. Io non ho visto crescere i miei figli. L'eroe non era che io voglio fare di me l'immagine dell'eroe, era una necessità, e io non potevo sopprimermi al dovere di fare il medico e al piacere anche di fare il medico, perché se non c'è il piacere di fare il medico molte cose non si farebbero. Se Nino Marsala non avesse il piacere di fare il medico non farebbe la vita che fa, che non ha nemmeno il tempo di baciare la moglie. Una mi dice: no, se c'è lo tempo se lo trova sempre, dice. Io non vorrei stancarvi, ma mi corre l'obbligo di ringraziarvi con tutto il cuore per quello, per la manifestazione che avete avuto verso di me in questi ultimi giorni. L'ho avuto sempre, perché della vostra fiducia non ho dubitato. Certo che non sono state tutte rose quelle che io ho raccolto a Securiano. Ho raccolto anche delle spine gravissime, pungenti, che hanno lasciato la cicatrice sulla mia pelle, ma soprattutto la cicatrice nel mio cuore. Ma io voglio dimenticare questo. Nella vita quello che conta è il bilancio consuntivo. E il bilancio consuntivo di 40 anni di mia permanenza a Securiano è certamente positivo.
non è un bilancio in rosso come quello dello Stato, è un bilancio positivo, c'è molto di attivo e questo mi gratifica molto, mi dà serenità, mi dà, spero che mi dia un po' di tranquillità. Io ho degli hobby pronti da realizzare, ho una grandissima, una vastissima biblioteca, sia i miei figli che mia moglie fino all'altro giorno dicono: ma perché compri tutti questi libri? Ciò vuol dire che questi libri mi serviranno per quanto non lavoro più per leggere, ma tutti questi libri, hai una casa piena piena di libri, che fai? Ora questi libri mi servono per passare delle ore a leggere, quindi il mio hobby ce l'ho, la barca, la traina, ma non mi aiuterà mia moglie certamente, che ha paura del mare, mentre io sono innamorato del mare, vedi che siamo un po' diversi. 40 anni sono troppi per alcune cose, sono 40 anni di lavoro, 3 anni di ospedale e un anno di frequenza in clinica ostetrica a Palermo, dove ho fatto la tesi di laurea, e 40 anni però sono pochi per accrescere ogni giorno la propria esperienza, per maturare se stesse, per diventare più buoni come medici e come uomini. E negli ultimi anni io mi sono sentito un po' diverso, se ne è accorto anche mia moglie, forse ho compreso un po' della sua immensa bontà, un pizzico della sua immensa bontà. Mia moglie è una francescana scalza che ha la parola buona per tutti e ha un mantello che copre tutti. Però qualche bugia l'ha detta. Questa è un po' la prerogativa di tutte le mogli dei medici. A una telefonata, si sa, una visita, se io ero stanco, mi stavo riposando, allora mia moglie, la bugia pietosa, sa, è uscito fuori per una visita, telefoni fra un'ora. No, l'hai detto, perché qualche volta l'hai detto. Poi, ma perché non mi chiamavi? Ma io non ti volevo disturbare, ti stavi riposando perché eri stanco. E allora io chiudo la mia attività perché me l'hanno fatto chiudere, io avrei voluto continuare ancora con un altro po', soprattutto avrei voluto andarmene quanto io lo ritenevo opportuno, non essere licenziato con una lettera raccomandata con ricevuto di ritorno. Purtroppo la legge è quella e le leggi si devono rispettare, soprattutto le devo rispettare io che sono socratico come scelta filosofica, che sono kantiano come scelta filosofica e sento di avere la morale dentro di me e il cielo stellato sopra di me. Io vi ringrazio ancora. Questi giorni di intensa emozione resteranno scritte nel mio cuore. Per sempre. Questa di stasera è la giornata più bella della mia vita. Le emozioni sono state troppe. Temevo che mi avessero travolto e che non mi avessero dato la possibilità di parlare così a braccio, che non è mia abitudine poi. Dicono i miei amici che io so scrivere bene ma non so parlare bene. E io vi chiedo scusa se stasera ho fatto così a ruota libera delle un discorso un po' disordinato, ma lo avevo fatto con tutto il cuore, ho detto delle cose che sentivo, vi ringrazio con tutto il cuore per quello che avete fatto, per la simpatia, per l'affetto, per la fiducia che avete dimostrato verso di me, mi ricambiate enormemente per quello che ho fatto, per quel poco che ho fatto e vi chiedo scusa se qualche volta ho sbagliato, sbagliare è nella natura umana, vi chiedo scusa, vi chiedo perdono se qualche volta ho sbagliato, ma non per cattiveria, se ho sbagliato per stanchezza, per eccesso di lavoro, ma mai per cattiveria. Grazie, vi abbraccio tutti con grande affetto. Prima di chiudere, ho il dovere di leggere
una bellissima lettera che mi ha mandato una mia assistita. Me ne ha dato autorizzazione, ma vuole restare in incognito. La lettera è bellissima, io ve la leggo. Egregio dottor Paolo Scaduto, oggi è stato l'ultimo giorno del suo lavoro. La data è 7 febbraio. Molti saranno commossi e per prima io, che sono stata da bambina una sua difficile paziente, specialmente in questi ultimi anni, ma da lei curata con tanta serietà professionale e paziente affetto. Ricordo anche le volte che veniva senza essere chiamato, proprio come un buon padre. Nel pensare alla mia malattia, ogni ora del giorno telefonavo a lei e le sue parole erano per me conforto e mi facevano stare più tranquilla e serena. Ora chissà in quale mano andranno a finire le mie cure. Sì, è vero, ero tranquilla nel pensare che in ogni mio bisogno avevo un medico come lei che mi avrebbe assistito in qualsiasi ora fosse stato necessario. Perciò la ringrazio, dottore Scaduto, anche in nome di mio figlio, mia mamma e mio papà, per tutto quello che ha fatto. La ricorderò sempre nelle mie preghiere, che il Signore possa a lei concedere tutte le gioie che merita e tanta vita serena per l'avvenire. Un monto di bene le auguro anche unitamente ai suoi cari, mentre le porgo il mio più affettuoso saluto, sua devotissima. Un gruppo di miei assistiti mi hanno portato un regalo a casa, un gruppo che non fa parte, ma che io sento il dovere di ringraziare, allo stesso modo come sto ringraziando voi. E c'era questo biglietto: grazie per i suoi 40 anni dediti al dovere e a noi pazienti. La lettera è bellissima, ma anche queste quattro parole così scheletriche contengono intenso sentimento e intenso calore. Grazie ancora, vi abbraccio a tutti. Mi corre l'obbligo di ringraziare le signore che hanno organizzato questa bella serata, questo saluto che hanno voluto porgermi: la signora Bruno, la signora Coirazza, la signora Puzzi, la signora Genuardi e Peppe Modicamore, che è stato anche l'artefice, anche tecnico di questa realizzazione. Grazie infinite per questo bellissimo regalo. Stamattina il sindaco, a nome di tutta la cittadinanza dell'amministrazione, mi ha regalato un bel piatto con una frase incisa nel piatto stesso, molto bella, un piatto che io metterò nel mio studio a ricordo di 40 anni di lavoro. Grazie ancora. Un talento.
potete mai arrivare in quando... a parlare per me sbagli da vici quello sì.